Sono stati presentati 4 disegni di legge, 2 alla Camera e 2 al Senato, per l'istituzione di una giornata per la vita nascente ogni 25 marzo. Il goal principale è quello di contrastare il crollo della natalità certificato anche dall'Istat. Questi 4 disegni di legge possono sicuramente essere una spinta potente per raggiungere l'obiettivo di una cultura per la vita che è cultura di accoglienza, cultura di uguaglianza, cultura di pace e la vita si comincia ad accogliere quando si presenta piccolina piccolina, silenziosa silenziosa nel seno materno e comincia il suo viaggio, la sua avventura che ha come tappa importante la nascita. Il momento scelto non è casuale, domani pomeriggio infatti si terrà il festival online per la giornata nazionale per la vita nascente, un talk show dalle 14.30 alle 17.30 trasmesso sul sito www.giornatavitanascente.org e sulle pagine Facebook delle oltre 40 associazioni aderenti. Attivando una serie di iniziative di carattere socio-culturale, educativo, formativo, ampio, esteso e profondo, che aiuti le persone a costruirsi come uomini e come donne aperti alla vita. Ed essere aperti alla vita significa essere aperti al futuro, significa avere speranza, avere coraggio, guardare con